Il 26 novembre riparte il Natale che non ti aspetti con 7 settimane di eventi su 2500 km di territorio con 300.000 visitatori. Tutto questo grazie a 2000 volontari di 22 pro loco coinvolte. Un Natale da più di 100 eventi nelle città e nei borghi storici della provincia di Pesaro Urbino che hanno stretto anche una proficua intesa con i mercatini natalizi di Bolzano e che oggi il presidente dell'Unione Pro Loco Damiano Bartocetti ha potuto presentare a Roma alla Camera dei Deputati alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè. Siamo qui nella Camera dei Deputati, sono veramente fiero e contento. Oggi abbiamo avuto la presenza del Ministro, quindi ancora motivo d'orgoglio per noi. Ringrazio l'onorevole Antonio Baldelli per aver organizzato il tutto e purtroppo mi dispiace che non è qui presente insieme a noi. Ringrazio tutti i suoi collaboratori, ringrazio i collaboratori del Ministro, ringrazio tutta la sicurezza del Parlamento, a partire dal generale Donnarumma, tutte le personalità, tutto il personale dentro che ci ha accolto in maniera straordinaria. Veramente una giornata emozionante, per la prima volta siamo riusciti a fare qualcosa che negli anni non siamo mai riusciti a fare, avere finalmente un cappello del Ministero che proprio ci ha riconosciuto alle Pro Loco, al nostro territorio, ai volontari che saluto con estremo affetto e amore per la passione. Ecco, oggi siamo qui a rappresentare degli eventi grazie alle Pro Loco di Pesaro Urbino. Questa manifestazione, il Natale che non ti aspetta, mette insieme più di 100 eventi, quindi rivitalizza tutte magari quelle parti del territorio che, come dice lei, si stanno spopolando. Io credo che di queste iniziative ne dovremmo organizzare di più, devono avere il supporto del Ministero, del Ministro del Turismo, perché l'Italia è questa, è fatta da tantissime piccole realtà che bisogna aiutare. Molto bene anche l'iniziativa di fare degli accordi. Bolzano è forse il mercatino del Natale, no? Più riconosciuto, più famoso dagli italiani, e quindi è molto bene fare questo mix, queste joint venture per dare ancora un'offerta migliore. Grazie.